Adesso abbiamo un altro funambolo che è al telefono e con noi Gianni Fantoni. Ciao, benvenuto, Gianni. Benvenuto. Buonasera, grazie. Ci siamo sentiti con Gianni nei giorni scorsi. Io gli avevo chiesto l'imitazione del sedano. Poi però purtroppo abbiamo convenuto che non è radiofonico, quindi ho dovuto rinunciare a questa che secondo me è una perla. Bisognerebbe tenere la radio contro luce, non so. È vero. Difficile da spiegare. Allora, Gianni Fantoni esce per Sagoma, Operazione Fantozzi. Dici di cosa si tratta. Siccome ho trovato chiuso dalla mia psicologa, è la confessione di uno struggimento durato quasi 10 anni per portare in scena finalmente a teatro il ragioniere Ugo Fantozzi. Ed è un po' suddiviso in due parti. La prima parte racconta del perché mi sono avvicinato così tanto fino a rimanere scottato al mondo villaggio, e la seconda parte invece racconta da quando mi è venuta l'idea di trasporlo in versione teatrale, e quindi da lì in poi sono andato a cercare villaggio per cercare di cominciare addirittura all'inizio per farne un musical, volevo farne un musical di Fantozzi, e da lì in poi varie vicissitudini hanno costellato una vicenda che secondo me andava raccontata se non altro per me, per non dimenticarmi di tutta la fatica che ho fatto a fare questa cosa. Allora, il libro, insomma, mi sembra che risponda a queste domande. Non c'è dubbio, è una produzione questa teatrale del Teatro Nazionale di Genova. Diciamo anche le date per chi volesse vedere Gianni Fantoni in teatro. Sì. In questi giorni è al Teatro Ivo Chiesa di Genova fino all'11 di febbraio. Sì, esatto. Poi a Bologna dal 16 al 17 al 18 e al Lirico Giorgio Gaber dal 5 al 14 aprile a Milano. Dal 5 al 14, sì. E quindi da lì in poi naturalmente dopo l'estate riprenderemo a novembre per raggiungere il resto del mondo. Quello è giusto che sia così. Gianni Fantoni, lo racconti nel libro, però probabilmente ancora molti dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici non hanno avuto modo di leggerlo. La tua passione per Villaggio, Fantozzi e non solo, anche per gli altri meravigliosi personaggi che Villaggio ha inventato, nasce prestissimo. Ce lo vuoi raccontare? Ho avuto molta fortuna a scuola perché l'insegnante di italiano delle medie era un grandissimo fan di Villaggio, oltre ad assomigliargli anche un po' ed essere anche in grado di farne un'imitazione molto precisa. E quindi io, che fino ad allora nulla sapevo di questo comico in verità, perché avevo visto tanta televisione, ma mi piaceva, che ne so, Tognazzi, Vianello, Villaggio mi era un po' ai margini rispetto al mio gusto da ragazzino, bambino. E invece comincia a mettermi sul tavolo tutta questa produzione, per me incredibile, da Kranz a Fracchia a Fantozzi poi naturalmente, e mi convince a diventarne pubblico e poi fan, e poi pian piano per conto mio sono diventato anche imitatore, poi a un certo punto incredibilmente, perché la vita fa così, addirittura collega e adesso erede universale del suo personaggio. Quindi è una cosa, un destino, sai, quando uno dice sì, un destino, è vero. Tu, Gianni, hai iniziato proprio imitando Paolo Villaggio, ma quando si imita un personaggio come Paolo Villaggio, che forse dopo Totò è l'ultima maschera italiana, quali sono le caratteristiche che secondo te erano fondamentali, che non avresti non potuto imitare o comunque mettere in risalto con la tua recitazione? Ma ci sono alcuni lati che mi sono propri anche come carattere, cioè questo cinismo, questa cattiveria che comunque è talmente cattiva che alla fine fa il giro, diventa buona in realtà, perché essendo così manifesta non può che essere buona, perché altrimenti non, la cattiveria vera è nascosta, ai più ti arriva la coltellata ma non sai da dove ti arriva, se invece uno te lo dice davanti vuol dire che è buono. Sì, questo umorismo, questo cinismo, questo distacco dalla realtà, e vedersi sempre con la capacità anche di prendersi naturalmente in giro da soli. Poi la genetica mi è venuta incontro, perché il mio timbro vocale, non credo che sia venuto simile forse ad imitarlo, però insomma ho una voce che mi basta caricare leggermente per arrivare a fare Fantozzi la voce narrante, che mi è capitato di incrociare per la prima volta a Villaggio nel 91, e ha voluto sentire come lo imitassi, e in un corridoio di Canale 5
era questa, questa scena surreale dove io e lui facevamo la sua voce. E quindi era un confronto diretto. Appunto lo hai incontrato e nel libro viene raccontato e ci sono veramente dei momenti molto, molto divertenti, piacevoli e anche sorprendenti, no? Perché poi Villaggio aveva una personalità molto forte e molto, sì, e molto decisa. E poi però sei stato suo partner su un set e ascoltiamo proprio una scena di Fantozzi 2000. Il 30 dicembre del 1999 Fantozzi realizzò improvvisamente di essere alla vigilia del fatidico capodanno del 2000. Quella scadenza epocale necessitava di un festeggiamento memorabile. Allora immagino che siete venuti qua per un tour a Lourdes? No, è per il millennio. E vorremmo fare un bellissimo capodanno. Sì. Siete venuti un po' tardi, eh? Vediamo cosa c'è rimasto, non moltissimo. Allora, un party all'isola di Tonga? Chi è questo? Isola di Tonga. Ah, sì, sì, ah, Tonga. Un rave sotto la piramide di Cheope? Una festa sotto la piramide di Cheope? Sì, una festa con questo... No, ma per voi va bene, la nostra migliore offerta, la nostra offerta speciale. Tre capodanni al prezzo di uno. Questo, prendo questo. No, aspetta, Ugo, aspetta. Scusi, e in che cosa consiste questa offerta speciale? Allora, si parte da New York, cenone dentro la Statua della Libertà. Ah, bello. Appena finito il cenone, ci si imbarca su un Concorde. Sopra il Concorde, hostess... in topless. Mamma. Ugo, comportati bene, per favore. Ha cominciato. A velocità supersonica si raggiungono le isole Figi con cenone nel bel mezzo dell'atollo. Finito il cenone, si riprende il Concorde. No, questa volta non sono più in topless, sono completamente nude. Ultimo balzo a Hong Kong con cena finale a Davanil. Ah, ma sì, questo mi dico. No, un momento, per favore. E quanto verrebbe a costare? Allora, sono 61.974,83 euro a persona. Bene, mi dica, la firma. Senta, e quanto sarebbe in lire italiane? 120 milioni a persona. Prego. Allora, questa è una scena di Fantozzi 2000. Nel 2000, quando arrivò l'euro, poi tutti quanti a fare, ma anche tuttora, no? Spesso si fa, si passa dal, per capire esattamente quanto costi una cosa. Stiamo parlando con Gianni Fantoni del suo libro Operazione Fantozzi, dello spettacolo che è in giro in questo momento per l'Italia. Gianni, che ricordi hai di quel set e di questa possibilità di recitare con un attore che è anche stato un tuo idolo, possiamo dirlo, credo. È stata una grande emozione, perché io non volevo neanche farlo sinceramente, perché in quel momento la mia carriera stava andando altrove e la saga Fantozzi non è che fosse purtroppo più un film di prima scelta, però alla fine mi hanno convinto e era fatto bene, perché è rimasto nel mio cuore, rimarrà sempre nel mio cuore, e lo racconto anche nel libro, perché a un certo punto, siccome era caldo, molto caldo, anche se era maggio, eravamo sui Castelli, stavamo girando scene ambientate a dicembre, proprio quella che avete fatto sentire voi, è la scena in cui io cerco di vendergli il capodanno truffaldino. E durante le pause il caldo mordeva un po' tutti. E Paolo aveva questa capacità di lavorare molto sull'assinento, okay? Per cui lui a un certo punto nel silenzio del caldo dice: dai no, perché dice dai no? Dai no stava a indicare la pelle di daino che la sua assistente gli portava per detergere il sudore. E vabbè, lì sembra una cosa carina. Dopo un po' lui urla: acqua di daino! Dico, ma cos'è? Stavolta l'acqua di daino. Poi ho capito, lui aveva una borsa termica ricolma di ghiaccio nella quale riposava la pelle di daino, per cui quando si detergeva in realtà era gelida quella pelle di daino, e una bottiglia d'acqua che diventava gelida, per cui lui aveva daino e acqua di daino, una cosa che spero di riuscire un giorno a mutuare e a riproporre anch'io. Certo. Guarda, ti leggiamo questo messaggio, è un messaggio di Alessandro che dice: adoravo Fantozzi e negli anni 90 a scuola mi divertivo ad imitarlo. La maestra un giorno mi mise una nota
di comportamento che recitava: Alessandro imita Fantozzi durante la lezione. Lapidaria, 95 minuti di applausi. Grande Fantoni, poi c'è anche appunto questa cosa. Sarebbero per 92. 92, sì, però vabbè. Però si vede che era stato particolarmente bravo. Esatto, cioè, quindi sono tre in più. Gianni Fantoni, c'è il tuo spettacolo e il tuo libro anche, sono suddivisi un po' a capitoli. Ce n'è uno che mi attira particolarmente, che è quello dedicato a Giuseppe Anatrelli, ovvero Calboni. Secondo te è un personaggio molto potente anche quello del ragionier Calboni? Probabilmente Anatrelli comunque era fondamentale per creare il contrappunto proprio al povero Fantozzi, perché era comunque lo smargiasso ignorante, sì, però che sì, comunque lo in qualche maniera lo prevaricava in qualsiasi cosa lui facesse. Ma certo, intanto devo dirti subito che è geometra Calboni, certo. Se tu hai detto ragioniere sarai crocifisso in sala mensa da tutti i fan che ti vengono a aspettare sotto Parari. Hai ragione. Però guarda, la filologia non è sempre rispettata, a volte Filini viene detto addirittura geometra, gli cambiano il nome, Catellani diventa Catellami con la M in qualche scena del biliardo, per cui oppure Fantozzi, Fantoni, come è successo, sì, a te. Sì, a me Fantozzi, Fantoni, quello è stata una cosa incredibile, perché in Fantozzi contro tutti il libro, a un certo punto leggendolo scopro che per le varie le varianti che dicono a Fantozzi invece di dirgli il nome in maniera corretta, cioè il cognome, dicono Fantocci, Bambocci, e a un certo punto gli dicono Fantoni. Fantoni. Io leggo sta cosa, metto caldo la faccia. Comunque sì, no, Calboni è un personaggio bellissimo, io lo adoro, e siamo riusciti a trovare addirittura non uno ma due Calboni che lo fanno in scena, per cui un Calboni solo non bastava. Certo, allora ascoltiamo Gianni Fantoni, ascoltiamo, sì, un qualcosa che riguarda e ti riguarda. Gianni Fantoni, io direi che potrei utilizzare una frase che viene citata nel tuo libro per sponsorizzare, sì, il tuo spettacolo. Andate a vederlo perché è lo spettacolo più divertente che abbia mai fatto. Che era... spiega perché è così fantoziana questa scelta. Sì, perché questa qua era la frase che Villaggio, ogni volta che appariva in televisione a promuovere il film in uscita, rifilava ai suoi faccia, e io ci credevo, ci ho sempre creduto, perché lui arrivava con questa faccia: allora andate a vederlo perché questo è in assoluto il film più divertente che io abbia mai fatto. Come gli altri mi avevano sempre fatto ridere molto, comunque ho detto: porca miseria, questo li batte tutti, per cui non devo assolutamente perderlo. E non era sempre così vero. No, no. E invece in questo caso devo dirlo che invece del teatro venitelo a vedere, perché questo è lo spettacolo più bello, non solo che ho fatto io, ma che voi potrete mai vedere in vita vostra. Gianni Fantoni, ti ringraziamo. Grazie, davvero, Gianni, davvero molto. Grazie. Operazione Fantozzi, libro, spettacolo teatrale. Buon lavoro, naturalmente. Ciao, questa, Gianni. Questa è la nostra sigla. Allora, vi salutano le persone che l'hanno realizzata: Francesca Levi e Maddalena Agnici, le nostre curatrici, Fabio Ganci che ci ha mandato in onda, Erika Favaro e Giancarlo Mancini, la nostra Arcadia. Con noi in studio Nicola Fano, al telefono Gianni Fantoni. Boschi Magrelli, torniamo domani. Domani alle 19. Torniamo, forse. Ciao.